Salve ragazzi, io sono Bushi, bentornati nel mio canale. Ci siamo lasciati nello scorso episodio con la creazione di questa tempesta, di queste nuvole e di questi fulmini sopra di noi che hanno scacciato l'uccello di pietra. Ora, vediamo dove dobbiamo andare. Teoricamente non dovrebbe tornare quell'essere, anche se vedo delle ombre. Che siano un altro problema per noi, lo scopriamo subito. Allora, cosa fai? Ah, se io mi avvicino tu te ne vai. Se provo a cantare, mentre niente, non cambia niente. Riproviamo. No, assolutamente niente. Hanno paura di noi. E non ci viene nemmeno spiegato che cosa sono. Va bene, allora noi andiamo nel punto dove volevo andare nello scorso episodio, che si trova qua in fondo sulla destra. Non qua sotto perché non ci possiamo andare. Ma qua, dove si sono raggruppati comunque anche molte ombre. Ora probabilmente scopriremo anche il perché. Ah, sì, come appunto avevo detto, quell'uccello ci può colpire, ci può prendere solamente dove c'è il sole. Allora, questa è una statua, è sempre raffigurante un uccello, quindi chissà se ha qualche significato co comunque per questa, per questo popolo. Avevo paura di cadere, mi è preso un colpo. Allora, scendiamo per queste colonne. Vediamo qualcosa. Sì, qualcosa c'è. Distrutte queste. Benissimo, andiamo avanti. E un altro pezzo di non so cosa. Di quello che io reputo comunque un collezionabile. Ce ne manca ancora uno del primo, di quello che raffigura la volpe. E sarà probabilmente sulla prima zona. E ci ripasserò, credo, ma non ora. Il mio obiettivo principale è capire la storia di questo ragazzo, la storia del gioco e a cosa ci condurrà questa specie di viaggio. Oh, no, 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 no. Anche qua però no, perché? Scusa, solo ombra. Allora, io qua come faccio? Probabilmente sarà questa la strada, anche perché non posso andare avanti dove volevo andare prima, dato che sennò l'uccello mi cattura. Un altro pezzo di qualcosa. Lo possiamo già prendere? Sembra di sì. E tu invece cosa mi raffiguri? Un pesce, sembra un pesce. Scendiamo qua sotto. Vediamo se... se vado qua, cosa c'è? Niente. Quindi o salto dall'altra parte ma non penso ci arrivi o... ecco, ecco qua la strada. Ci arrampichiamo in questi punti. Qua scendiamo giù. Qua devo stare molto attento perché sono alla luce, ma non sembra che venga qua, insomma, st'uccello. Quindi, ah, ecco, adesso sì. Giusto
Viene quando gli pare, principalmente. Scendiamo qua. E dove ci troviamo, però? La volpe ci dice di andare là. Io prendo tutt'altra strada. Voglio scoprire prima di andare avanti. E voglio farlo in tempo reale con voi. Quindi registro tutto quello che faccio. Non penso però di poter andare avanti. Ok, niente. Tu, volpe, dove ci porterai? Vediamo un po'. Saltiamo qua, ok. E l'uccello per fortuna non viene, anche perché sennò certo sarebbe stato un po' una... Ah, guarda tu. Non mi sono mosso perché avevo paura che ci potesse comunque vedere o sentire, insomma. E non volevo rischiare. Andiamo in alto. Qua probabilmente dovremmo attivare, immagino, un altro di quei cosi che, quei mulini che contengono la tempesta. O quella che io almeno credo sia una tempesta. Ma nuvole nere, fulmini. Secondo me la rappresenta bene. Non mi fa... Ah sì, ecco, benissimo. Ora ho sempre paura di vedere uccelli. Uccelli di pietra, uccelli duri. No, no, che cazzo. Ok. Allora. Mi butto qua dentro prima che lui mi prenda. L'animale ha paura, non si avvicina, io non posso interagire. Qua, penso che questa sia la strada giusta. Ok, vediamo qua un sole comunque. Non è un bottone, non si può interagire. Sta ad indicare comunque qualcosa. Vediamo di salire sempre di più. Quanto odio questa cosa di tasti del cazzo. Dai, vattene via. Mi avrà visto, non penso. Anche se era parso comunque molto arrabbiato. Ma suppongo perché sia stato colpito da un fulmine. Non deve essere molto bello. Allora, io come vado avanti qua però? Ah, posso solo salire, va bene. Mi riparo di nuovo qua, come al solito, sotto questi cosi. Ah, però no, no, perché? Dai. Che stupido, non avevo visto che comunque lui continuava a cercare, anzi, che lui mi vedesse ancora. Ok, questa volta siamo riusciti ad entrare senza farci vedere, anzi, se senza farci prendere da quell'essere. E qua vediamo la rappresentazione di una nave, fatto di pietra, due lune e basta. Ok, e un sole, o due soli. Due soli. Quindi quello che è un altro indovinello che dovremo risolvere per continuare ad andare avanti. Allora. Io oscuro questi due. Così dovrebbe andare bene teoricamente. Penso, spero. Però voglio capire. Attiva questo cazzo di omino, dai, urla. Sì, uguale. Comunque penso che ci siamo. Almeno. Ah no, ok. Probabilmente quello servirà per abbassare il blocco che ci ostruisce il passaggio là in mezzo. Ma che cazzarola. L'ho visto. Puoi entrare? Allora, come la risolvo questa cosa? Io
Io provo ad andare avanti. No, non ci credo, non è possibile. Ha urlato e mi ha spazzato via. Gran testa di cazzo. Ok, bravissimo. Sembra. Anzi, non sembra. Ora vediamo cosa succede, se funziona oppure no. Comunque, l'essere con lo sguardo ci segue. Ci fissa. Ma è andato tutto bene, almeno per il momento. Ok, saliamo. Attiviamo questo omino. Omino brutto e strano. E dove mi porti? Dove mi porti? Ah, sì, mi ha avvicinato questo. Ma io che ci faccio? Ora, ok, posso salire là. O l'appiglio. O magari mi arrampico. Ah, non. No, ok. Non credo sia questo che devo fare, ma ci provo comunque. Ok, vediamo un po'. Io voglio provare a saltare. Prima qua e ci siamo. Oh, cazzo. Oh, dai, ci siamo? Ce l'abbiamo fatta? Ok, se io ora mi arrampico qua sopra, posso saltare di là? No. Quindi magari girando dobbiamo ancora attivare qualcos'altro. Quello, ok. Ma io non ci posso arrivare. Vediamo di combinare qualcos'altro. Ora sì. Sì. Dai, che ora ci siamo. Eccolo qua. Benissimo. Mo. Oh, no, però dai, ero appena uscito, e tanto no. Ci siamo salvati per il momento. Certo, non è chissà quanto veloce sto ragazzino. Però dai, 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 ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta, benissimo. Un'altra raffigurazione. Vediamo un ragazzo comunque spaventato su una nave. Spaventato da. Cosa? La raffigurazione. A me sembra ancora quell'uccello. Che sta qua, che ci insegue. Uccelli dappertutto, insomma. No, comunque. Boh, cioè. Non capisco quello che voglia. Che vogliano, anzi, significare vaffanculo. Mi ha fatto prendere un colpo. Questi disegni, queste rappresentazioni. Non ne ho proprio la benché minima idea. La vediamo una cosa che sembra una trappola. Anzi, più che una trappola, una rete. Quelle per pescare magari. No, però penso che posso salire comunque. E possiamo. Ora, c'è un'altra volta l'uccello. Io posso ancora salire? Allora, no, non posso attraversare questa cosa. Mannaggia gli stupidi, potevano mettere un qualcosa che non potessi spostare o scalare, perché
Insomma, non sarebbe difficile spostare quattro pezzi di legno. Dai, però tu spostati, se no. Fanculo proprio. Ah, invece guarda, sei stato d'aiuto. Bravo, Mikoko. Grazie. Ti voglio bene anch'io. Allora, spostiamo, sì. Questo pezzo di pietra. Facciamo fuori uscire la nube, la prima nube che andrà a creare la tempesta, il temporale, quello che è. Ne avevo visto un altro, credo, qua sotto, ma non ne sono più sicuro. Dai, dai, che ho risolto. Sì, ho risolto anche questo problema. Ok, forse non ci ha visto, non sembra ci abbia visto. Ci siamo. Sì, e però mi manca. Ah, ok, allora se salto posso arrivare là, però mi manca di attivare l'altro coso. Ok, niente, non... Se vado là mi ributto giù sicuramente. Quindi passo da qua sotto. Sì, per favore. Odio. Odio tantissimo questi comandi. Va bene, eccoci qua. Attivato anche questo, dovrebbe venire fuori tutta la tempesta, scacciare via sto uccello. Se lo prende con un altro fulmine, io sono solo contento. Bravissimo. L'ammazzassi almeno. E io ora non posso salire più di così comunque. Quindi niente, torno indietro. Mi rifaccio tutta quanta la strada. Trovata la strada, ora bisogna solo capire cosa dobbiamo fare. Probabilmente ci verrà in aiuto la volpe di nuovo. Non posso andare qua, stavo per cadere. O meglio, potrei, ma non voglio. Voglio andare qua. Magari è un'altra strada, ci porta da un'altra parte. Ora che non c'è più quell'essere, possiamo parlare civilmente, vi prego. Dai, venite qua. Dai, vi prego. Non è possibile farlo. Fanculo. E per ora la strada si dirama, tra virgolette. O vado di qua. Oppure passo per le scale, entro là dentro e dopo rifaccio tutto quanto il giro. Probabilmente sì, devo rifare tutto quanto il giro. Allora. Che sia questa un'altra strada ancora che non ho fatto? Perché purtroppo ho una bruttissima... No, ok, niente. Ho una brutta memoria, ma questa l'abbiamo fatta, quindi stiamo tornando indietro. Là sotto ci siamo già andati, quindi continuiamo ad andare indietro.
Mamma, di qua. Ok, ci siamo fatti tutta quanta la strada per tornare a questo punto e se esco qua non c'è l'uccello. Oppure sì? No, sembra di no. Benissimo. Quindi facciamo luce ombra e ancora non posso scendere qua. Non so neanche se potrò scendere o se ci devo andare. Ma il mio problema ora è dove devo andare? Ok, probabilmente dovremmo attivare anche questa cosa qua che ora non mi ritorna per niente il nome. Vediamo di farlo. Penso che dovremmo passare da qua. Tutto quanto il giro. Mi sembra strano. Vediamo se così magari posso. Posso morire, sì. Posso morire, assolutamente sì. Allora, quindi se non là. No, magari se mi butto direttamente. E tanto no. Quindi, ah, ecco qua, la strada è questa e devo fare tutto quanto il giro. Ora, probabilmente vedendo che non posso andare avanti, mi devo lanciare dall'altra parte sulle scale e ci siamo. Non vediamo assolutamente niente o quasi, ma ci siamo. Fatte tutte quante le scale, ci troviamo davanti a buio, rocce e buio. Ancora niente di nuovo. Oh, bello. Che sia questa la strada principale o una secondaria. Vedendo il sole, immagino sia quella che ci porta al nostro obiettivo. Cerchio, ci immergiamo. Eccoci qua sott'acqua. Andiamo sott'acqua. Non vediamo comunque barre della resistenza né niente. Non so se ci possiamo stare quanto vogliamo. Non sarebbe male perché sembra molto bello comunque sott'acqua. Vediamo se ci prende anche sott'acqua. Sembra di no. E vediamo delle rovine. Fantastico. Delle rovine sommerse. Allora. Vediamo lo schermo scurirsi piano piano. Per mancanza d'aria. Perfetto. Prendiamo queste bolle. Ho voluto fare questo esperimento perché volevo capire. Ah, e si ricrea comunque, quindi ottimo. Direi di proseguire qua sott'acqua. Magari troviamo qua la strada. Ah sì, sono emerso. Da dove risalgo però ora? Ma non continuiamo da quella parte. E uno, e due, e tre. E andiamo avanti. Non lo vedo molto stabile. Saltiamo, ci siamo, benissimo. Ci famo il giro. Ma neanche del tutto.
No, però questa credo sia... Ah, una chiave, c'è una chiave, quindi... E tu... Là c'è una chiave, tu sei un pezzo di merda. Gran testa di cazzo. Mi era parso che non andasse avanti, allora mi sono detto, ma perché no, saltiamo. Se non mi permetti di andare avanti, allora arriverà dove devi andare, insomma. E ma neanche per sogno. E che cazzo fai? Dai, salta. Ora. Ma fa... No, non ci... Non prova a farmi fa tutto quanto perché ti ammazzo. Dai, ci siamo comunque. Per fortuna, per fortuna. Ora però che abbiamo preso la chiave, io non ho visto serrature. Vado? Ah, qua sotto, giusto, qua sotto. Prendiamo subito la nostra aria. La nostra bolla d'aria. Prendiamo anche quest'altra, volevo emergere, ma ho pensato che era meglio non farlo magari al momento. Comunque, sott'acqua è molto bello questo gioco. Non che sia niente di eccezionale, però devo dire che mi piace molto. Cioè, sì, ci prendiamo tutte quante le nostre bolle d'aria. Mentre cerchiamo l'entrata. Abbiamo rifatto tutto quanto il giro. Quindi no, magari non... Non era quella? Anzi, non era quello il posto dove dovevamo andare, però mi sembra strano. Questo qua, magari? Con questo corallo così tanto grande, che forma quasi una porta. Sperando che qua c'è... Un qualcosa, eccolo qua, bene, altre bolle d'aria. Perché stavo finendo l'aria. Allora, andiamo su. Ecco qua. Le scale. Un'altra chiave. Per attivare si vede il mulino, ma... Perché? Cioè, non l'ho visto ancora. Niente. Che palle. Dai. No, ho sbagliato tasto. Urla. Così dovrebbe andare bene. Sì. Almeno credo di sì. Possiamo prendere in contemporanea anche l'altra chiave. Sì. Ora ne abbiamo due. Ma non sappiamo ancora dov'è questo mulino mancante, anzi, come entrare o come attivare quello che ci manca, insomma. Anche perché non mi sembra di aver visto molto. Prendiamo la nostra area prima che finisca e dicevo, non mi sembra di aver visto molto al momento qua sotto, nel senso che non sembra esserci molto, a meno che non dovevamo arrivare a questo punto, cercare qua un posto dove entrare.
Io se esco però so che c'è quell'uccellaccio che infatti già mi aveva visto, mi aveva addocchiato per prendermi, per catturarmi, ma cerchiamo di non permetterglielo al momento. Però sono abbastanza scoperto, tu sei lento quanto una merda. Invece ce l'abbiamo fatta ancora, per fortuna. Vediamo se magari è questo il posto. Qua c'è una pozza, non mi sembra di poter scalare quel punto, quindi ci andremo sott'acqua. Ok, bene, bene, bene. Intanto ho visto anche il gioco andare un po' a scatti. Non so poi quanto si vedrà, anzi quanto voi lo vedrete se lo vedrete, ma è successo. La strada a questo punto rimane solamente questa qua. Ok, ecco qua il nostro appiglio. Se ti aggrappi magari. Andiamo su e con queste due chiavi attiveremo. Ora vedremo cosa. Altri di questi esseri, ma siamo tornati su un punto all'ombra. Perché? Intanto vediamo anche dei relitti distrutti. Vediamo se è possibile andare dentro uno di questi. C'è un essere bianco. Se ci avviciniamo non sembra succedere niente. Sto provando a cantare. È diventato. Ok, da bianco a nero e è scomparso. Perché? Probabilmente mi avrà sbloccato un trofeo. Io ho disattivato la notifica. Ma a questo punto penso sia così. Facciamo così, noi riprendiamo al prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, mettete un mi piace. Sostenetemi. Cazzo. Condividete, fate un po' quello che volete, insomma. Spero però che comunque vi sia piaciuto. Alla prossima.